Sì, buonasera. Senta, volevo un'informazione. Voi avete in medicinale il Ciulafort? Ciulafort, sì. Un attimo. Pronto, forse passo male. Un attimo che vado su un coso. Sì, casomai posso fare anche lo spelling, eh? Un attimo, che adesso voglio... Mi scusi, ma... No, no, tanto... Qua non si preoccupi, non si muove niente, che se nel piglio. Allora, C di cane, sì. I di I.O., sì. U di aiuola, sì. L di lana merinos, sì. A di America, F di Fagiano, O di Otranto, R di razzo missile, T di Torino. Sì. Io con questo nome non mi dà niente per al computer. Perché il dottore ce l'ha prescritto, quindi mi ha dato anche un equivalente, se vuole. Io con questo nome non mi dà niente, scusate, ma è un prodotto, io ho scritto questo bene. Perché... Me lo ripete, scusi, eh? C'ho la forza. Sì, sì. Se no ho anche l'equivalente. Niente, ma lei c'ha una ricetta? Certo. Qui però non mi dà niente con questo nome. Ah. C è dunque come casa, Imola, uomo, lavagna. Uomo. Anna, poi Forte, Otranto, Roma e Torino. Sì, sì. A me non mi dà niente con questo nome. È in gocce, anali. C'è una forza, non mi dà proprio niente. A me invece darebbe tanto, se lo, qua non c'è verso di niente. Non è che c'è anche qualcos'altro, magari per, ne so, il cannadrit, o non lo so, mi dica lei. Ma sta parlando seriamente? Signora, questo è il mio problema, mi scusi, ognuno c'ha i suoi, Non lo so se sta parlando seriamente, scusi, io sto qui al banco, quindi non... Niente. Va bene, io la ringrazio comunque, è stata gentilissima, arrivederci.